parlato di Toninelli, del governo, che un po' la situazione si è bloccata. Lei, il suo appello quindi è di sbloccare questa situazione? No, io dico chiaramente una cosa a tutti quelli che ci vogliono ascoltare, non solo sentire, ascoltare. È da quando questo governo si è insediato, il ministro Toninelli poi prenderà le sue decisioni, ma attualmente dall'ultimo comitatone sulle navi non si muove niente. Il tema è, al di là di quello che sarà la futura scelta del porto da un'altra parte, come ci sembra di intuire con il ministro Toninelli, io credo che ci sia un'urgenza di spostare le navi da Piazza San Marco, che non devono più passare dal bacino. Allora noi avevamo proposto, continuiamo a proporre il canale Vittorio Emanuele, intanto togliamo le navi da San Marco. Lo dico chiaro, se poi l'UNESCO quest'estate decide che Venezia non è più un sito protetto o roba del genere, il governo si assume le sue responsabilità, il ministro Toninelli si assume le sue responsabilità, perché io più di essermi stato messo a disposizione, più di aver detto venga con me, ministro, le faccio vedere, poi lei liberamente sceglie, perché è giusto così. Ma è bene che la gente sappia che il sindaco su questo non tocca palla, è stato eletto dai cittadini veneziani, perché noi abbiamo fatto non le primarie, non abbiamo fatto le cose su Twitter, abbiamo fatto le elezioni democratiche, abbiamo detto che le navi devono passare non più davanti a San Marco, ma attraverso il canale di petrolio arrivare a Marghera, quelle più grandi, e diciamo le altre alla marittima dove attualmente arrivano. Questo consentirebbe ovviamente di togliere finalmente il passaggio sul canale della Giudecca e davanti a San Marco. Questo lo dico alla comunità internazionale. Il ministro faccia i suoi conti, il governo faccia i suoi conti, però a me sembra una cosa estremamente, quantomeno insomma, poco elegante che un ministro non si confronti col sindaco, non si confronti con la città, proprio quando dopo vanno in campagna elettorale a dire che i territori invece sono importanti, che si devono ascoltare tutti. Se l'ascolto è darmi una lettera e dirmi guardi signora, le informo una lettera che mando al presidente del porto, non mi sembra un modo di gestire l'Italia. Purtroppo la stampa estera oggi ho dovuto dirlo e mi sa che continuerò a dirlo. E ognuno si assumerà in futuro le sue responsabilità. Io faccio il mio, faccio 16 ore a gratis, ministro, io. Faccio l'imprenditore, mi sono prestato a questa cosa, sto difendendo la mia città, la difenderò fino in fondo. Lei è una brava persona, però sulle navi non ci ha capito niente. E secondo me neanche sul MOSE. Continuo a pensare che lei dovrebbe venire da me, anche perché io non ho tessere politiche, sono un civico, una persona che non ha nessun problema, sono sempre stato filo governativo. Però se gestite la roba così, per quanto riguarda Venezia, vi posso solo immaginare il resto. Sette invece per quanto